Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. State attenti perché si stanno per avvicinare nella nostra postazione, ovviamente, altri ospiti, altri talenti. E allora, caro Emilio Colantoni, tu conosci questi personaggi che sono qui davanti a noi? Allora, devo dire che io li ho incontrati qualche anno fa in un locale che si trova, almeno lui lo ricordo benissimo, anche lui? Sì, lui no. Ah, ecco, adesso lo ricordo bene. Allora, praticamente io ricordo... Hanno un nome, Popmatica si chiamano, giusto? Esatto. Ecco, oh, sono grande. Microfonati, perfetto. All'epoca, quando io li conobbi, facevano... erano stati contattati da un noto produttore italiano del grande... Lo possiamo dire? Certo. Da Guido Elmi. Sì. Ecco. Adesso invece... Guido Elmi... il manager di Vasco, manager produttore, no, produttore artistico, perfetto. Quindi voi tanto che ne pensate che sia l'ultimo tour di Vasco? Una domanda, non c'entra nulla al volo, ma penso che dopo 30 anni di carriera ci sta. Anche se poi viene da domandarsi, cioè, Mick Jagger, come cazzo fa a 70 anni? Vabbè. No, secondo me, infatti, non sarà l'ultimo tour. Secondo me non è possibile. Beh, è un po' come l'ultima canzone sul palco. Sì, lui dice così, no? Ma secondo me torna, sicuramente torna. Allora, chi sono i Popmatica? Ci chiede la redazione. Sono un trio che fa pop. Grande. Mi pare giusto. Però come nasce, insomma, questa idea... di questo nome, di questo gruppo? Ma il nome nasce dal fatto che il pop in realtà non identifica nessun genere, per cui era adatto, perché se ci pensi bene, pop, se inteso come musica popolare che arriva a tutti, anche Beethoven può essere pop. Anche... Infatti il vostro album si intitola proprio anche Beethoven è pop. Esatto, era quello il concetto. Ci credete per davvero che questa cosa sia tale? Caspita, come no? Certo, anche Smoke on the Water è pop. Esatto. Anche Emilio Colantoni è pop. No, io sono rock. No, come c'è pop, no? Rock. Anche allora, mi dicono che in diretta volete farci sentire il vostro singolo Mai Come Te. Sì. E allora lo andiamo a sentire. Vi presentiamo come talenti della notte romana, anche se poi siete... dei grandi talenti, ovviamente in diretta Radio Radio by Night Roma fa scoprire nuovi talenti, ma soprattutto nuove canzoni. Sentiamo questa dei Popmatica, Mai Come Te. Radio Radio by Night Roma. Radio Radio by Night Roma presenta i nuovi talenti della notte romana. Tutto dal vivo. Giuro che non sarò mai come te. Mai e poi mai. Assomiglierò un po'. Sarà grazie alla mia strana autoironia che curiosa mi osserva da fuori. Povero artista, genio incompreso, l'idea che hai di come te, Emilio Colantoni, giusto? Giusto. Noi vogliamo sapere tra di voi il cantante tastierista chi è? Voi chi so? Allora, presentatevi. Aspetta, non mi sento. Eccoci, adesso sì.
Il cantante sono io, sono la chitarra, poi abbiamo basso, cori e batteria. Allora, qui abbiamo il basso, cantante e la batteria. Batteria, c'è, sì. Poi c'è anche un tastierista, penso, no? No. No? Il tastierista siamo noi. Sì. Quindi fate tutto voi? Esatto. Perfetto. Sì. Allora, è un trio, giustamente. Facciamo sentire anche... Non abbiamo sentito? Eccomi, pronto. Ti stanno tirando fuori dal gruppo, sta al telefono. Sì. Come va? Bene, bene. Sei Jack Frusciante uscito dal gruppo, perché sì. Non... Precisamente. Perché lo trattate come Jack Frusciante? Mi fai capire questa cosa, scusami. No, ma lui è un personaggio. Allora, è comunque, così. Una domanda che non ho personalità. Mai... Una domanda che non ho mai fatto ad un gruppo. Intanto a voi chiedo, non so se è già uscita fuori questa cosa, da quanto tempo è che siete insieme a suonare? Come coppia o come gruppo? Per coppia sono problemi tuoi, semmai ti siamo... No, no, noi ci conosciamo da una vita, da quando eravamo piccoli. Oh, e che, insomma, ma non suonavamo insieme perché io ero batterista, lui era batterista, lui andare era bassista. D'accordo due se batteristi si ha un bassista. Andare d'accordo se si ha un gruppo è difficile a livello caratteriale, insomma, suonare insieme o è ma tutto bello? Di solito sì, di solito si litiga. Nel nostro caso no, perché appunto ci conosciamo da una vita, quindi... Ah, ok, perché non si era ancora diventati. Hai fatto ancora i soldi? Sì, forse ecco, no, perché non abbiamo ancora fatto i soldi. Poi... Allora, guarda, unitevi a Emilio con Antoni, fate i soldi e poi litigate, va bene? Tu fai il manager? Tu c'è. No, niente. No, no, dai, no. Su, dai, dai. A proposito di soldi, possiamo sì. Ricordare un po' di link per vendere per il nostro di disco? Certo. Lo facciamo dire a Andrea che c'ha una bella anche edizione. Se i dischi ormai non si vendono più, però se sì, ci credi ancora va bene. Ma sì, ma ci si prova. Si scherza, però. Lo facciamo dire a lui che c'ha proprio la voce da link. I Popmatica li potete trovare dove? Su www.popmatica.it. Bene, alla grande, ma anche ma su... anche su Facebook, MySpace... L'MP3 sì, direttamente iTunes. Sul nostro sito, oppure su iTunes, oppure su Amazon, chi più ne ha più ne metta. Va bene, intanto grazie ai Popmatica. Grazie che a voi. Voi, buonanotte. Ovviamente ritroveremo anche in contesti più legati alle esibizioni dal vivo, perché vi vogliamo sentire suonare dal vivo, eh? Questo insomma certo. È stato un assaggio, una presentazione Popmatica in diretta su By Night Roma, grazie. Radio By Night Roma 104.5.